Buongiorno a tutti, cari amici. Bene, dopo essere stato un paio di giorni assente qui su YouTube per impegni, insomma, varie commissioni fatte da parte mia, anche perché per come vi accennai, ho ripreso anche il percorso insieme a Radio Staffetta, quindi ci sto lavorando a varie cose. Allora, in queste nostre quattro chiacchiere insieme a voi, innanzitutto parliamo per quanto riguarda lo sport. Abbiamo avuto una bella soddisfazione il fine settimana scorso con Giovanni Xiner, il 19enne del Trentino Alto Adige, che ha vinto il suo primo trofeo ATP, appunto a soli 19 anni, battendo un avversario più grande di lui innanzitutto, e abbastanza tosto, perché comunque il primo set lo aveva vinto Sinner, il secondo lo aveva vinto il suo avversario e il terzo poi andava a finire al tie-break, insomma, tie-break gestito molto bene da Sinner. Ora, difatti, per quanto riguarda il tennis, si stanno disputando le ATP Finals a Londra con i migliori 8 tennisti al mondo di questo 2020. Ieri credo ci sono stati gli incontri dell'altro girone, oggi credo probabilmente ci sarà la seconda giornata del primo girone. Poi per il calcio, abbiamo visto tutti fortunatamente la nostra nazionale Under 21 con la vittoria con l'Irlanda, e poi l'altro successo che è arrivato in casa del Lussemburgo: ci siamo qualificati d'ufficio con una giornata di anticipo agli europei del 2021. Per la nazionale maggiore, le speranze ovviamente sono attese all'ultimo impegno che sarà domani in casa della Bosnia, dove sicuramente non bisognerà perdere, bisogna cercare, se possibile, di vincere. È vero che dall'altra parte ci sarà Polonia-Olanda, Polonia, se non ricordo male, che ha da 7 in graduatoria, però noi ci auguriamo di vincere, nonostante comunque un'Italia falcidiata tra infortuni e casi di positività al Covid. E a proposito di Covid, io proprio settimana scorsa avevo fatto il tampone, il test rapido, fortunatamente negativo, negativo. Oggi poi farò il vaccino anti-influenzale. Sempre per il calcio, ieri sera c'è stato il posticipo di serie C, Mantova-Modena 0-0. Nel gruppo del Sud, girone C, il Bari nell'ultima gara, quella più o meno decisiva in virtù tra ridurre le distanze con la Ternana, non ha potuto nulla. Gli ospiti si sono imposti al San Nicola per 3-1. Quindi, insomma, però ovviamente dopo l'ultimo impegno della nazionale maggiore sarà l'ora di ricominciare, ovvero campionati, Champions League, Europa League e quant'altro. Beh, io che sono un po' tifoso milanista, diciamo che abbiamo Pioli positivo al Covid e purtroppo ho sentito che salterà almeno 3 partite in panchina, tra cui Napoli, Lille e Fiorentino, quindi speriamo in bene, anche perché sappiamo tutti come anche il nostro commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, anche lui purtroppo è ancora positivo al Covid, infatti sta guidando da remoto la nazionale. Poi cambiamo argomento, passiamo, cioè un attimo, sempre sport, passiamo però al basket, dove Brindisi non conosce sconfitte, infatti in campionato ha battuto anche i Sassari,
nella settimana scorsa c'era stato anche il primo impegno in Champions League, come ci sarà anche questa settimana la seconda sfida nella competizione continentale in casa del San Pablo Burgos. Quindi, diciamo, chissà se quest'anno Brindisi può ambire. Sicuramente penso ce la faremo per i playoff, me lo auguro. Ai playoff bisognerà vedere come andrà. Comunque, poi la nazionale femminile anche di basket che ha battuto anche la capolista Repubblica Ceca, e quindi adesso siamo proprio in coabitazione nel raggruppamento con la Repubblica Ceca per le qualificazioni, credo, ai prossimi europei, se non mi sbaglio, mondiale, non mi ricordo bene. Poi, credo settimana prossima, invece, in settimana toccherà la nazionale maschile gli impegni per le qualificazioni. E ora concludiamo invece parlando di un'altra mia disciplina che tanto apprezzo, il wrestling. Per quanto riguarda la WWE, proprio nell'ultima puntata di Raw la scorsa notte, la cintura WWE è passata di mano attraverso un no disqualification match tra Randy Orton e Drew McIntyre. Quindi Drew McIntyre ha vinto per la seconda volta in carriera il titolo WWE. E sarà lui ad affrontare domenica le Survivor Series, il campione universale di SmackDown, Roman Reigns. Anche comunque avevo letto quando mi sono svegliato questa mattina di una multa data a Randy Orton per lo strattonamento della giacca di Adam Pearce settimana scorsa, quando lo stesso Adam Pearce aveva annunciato a Randy Orton che avrebbe difeso il titolo WWE questa settimana contro Drew McIntyre. Quindi adesso bisognerà vedere come si evolve la situazione. Tanto invece per quanto riguarda SmackDown, c'è stato l'ultimo capitolo venerdì scorso della faida immensa tra Seth Rollins e la famiglia Mysterio, con un no holds barred match tra Re Mysterio e Seth Rollins, vinto da Re Mysterio, che ha omaggiato anche a 15 anni dalla dipartita di Eddie Guerrero, viva la razza con i tre amigos. La federazione, anche i fan sembrano contenti di questa relazione, ovviamente in chiave storyline tra Aaliyah e Buddy Murphy. In più, non dimentichiamoci che questa settimana ci sarà Seth Rollins contro Buddy Murphy a SmackDown. E si parla, al momento sono voci, vediamo se si verificheranno queste voci, di un matrimonio sempre in chiave racconto tra Aaliyah e Buddy Murphy, staremo a vedere. Invece, altro che storyline, cosa vera, Seth Rollins sembra che proprio dal giorno dopo Survivor Series, quindi da lunedì prossimo, si prenderà una pausa, ovviamente per stare insieme a sua moglie Becky Lynch, che tra non molto darà alla luce il primogenito. Quindi Seth Rollins diventerà papà, vedremo poi come sarà il suo rientro, se direttamente alla Royal Rumble o prima. Quindi che dire? Insomma, come sempre, per chi ha diversi interessi ci sono sempre novità. Speriamo per quanto riguarda la questione Covid, del vaccino anti-Covid, se non a dicembre, a gennaio 2021, sperando che sia un anno totalmente diverso da questo purtroppo brutto 2020. Bene, io vi ringrazio, vi do l'appuntamento alle prossime volte. Voi mi trovate, come sapete, qui su YouTube o su Facebook. Noi ci vediamo alla prossima, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ciao!